Benvenuti sul nostro canale YouTube Mai Krishna Lila. Federico aveva un grave problema fisico. Grazie ad apertura chakra e alla visita ayurvedica è riuscito a guarire. Scoprite la sua testimonianza. Qual era il fastidio che tu avevi quando sei arrivato qui e come è cambiato grazie poi all'apertura chakra? Io soffrivo di una fastidiosissima orticaria che veniva sotto sforzo e mi inibiva dal fare qualsiasi attività sportiva. Io comunque ho avuto anni quasi seri con l'agonismo e mi sono trovato impossibilitato a fare qualsiasi forma di attività e quindi ho deciso di provare, perché nonostante varie terapie anche sotto antistaminici che mi è stata consigliata da altri specialisti, non avevo riscontrato alcun miglioramento sul lungo termine. Invece adesso devo dire che comunque posso permettermi di spingere un pochino di più, di fare attività, di fare delle cose, perché banalmente mi veniva facendo una camminata un pochino più lunga, facendo un'escursione in montagna, ed erano cose che io ho sempre fatto e che all'improvviso dovevo, come dire, mettere in conto che a un certo punto mi sarebbe venuta l'orticaria, quindi avere il rimedio pronto. La settimana scorsa ho fatto un'escursione, la settimana scorsa sono andato a fare attività fisica al parco e non ho avuto particolari sfoghi, mentre prima sapevo che sarebbero stati una costante. Quando tu sei arrivato mi è piaciuto, perché sei arrivato dicendo io sono scettico. Io ero anche disposto sinceramente a credere sull'efficacia di questo tipo di medicina, semplicemente l'unica cosa che io, tra virgolette, chiedevo per fidarmi completamente era un certo tipo di affidabilità, di report sostanzialmente, e il report che mi è stato dato è vieni per credere. Che tipo di cura ti ha consigliato il maestro, proprio concretamente? Ho un attimino anche cambiato le mie abitudini, nel senso che io sono sempre stato abituato a fare la doccia la sera. Ho detto che invece no, devi fare la doccia la mattina, dato da fare un esercizio per il respiro. Cosa vorresti dire a qualcuno che magari ha una problematica, vorrebbe risolverla senza affidarsi necessariamente a farmaci medicinali? Scappate, no. Seguendo le linee guida del maestro è tutto decisamente cambiato. Quindi, anche se so che sembra, potrebbe essere strano sentirselo dire senza aver vissuto in prima persona, devo dire che l'atto di fede ha pagato bene. Grazie mille, Fede. Namaste.